San Giovanni, la zona di San Giovanni, libera finalmente dai cantieri, nuova viabilità, nuovo volto, nuovo sguardo sulla città. Vediamo cosa sta avvenendo e come vivono i residenti queste novità. Lo facciamo subito con Rossella Santilli che è in diretta. Buongiorno Rossella, ti vediamo. Sì, allora, come vedete abbiamo attraversato la strada e non è stata una cosa semplice, data la mole del traffico, e questa è la zona che sta cambiando volto dopo 10 anni di cantieri, lo dicevamo. Partiamo anche da un altro punto di vista, non solo quello dei residenti ma anche per il commercio. Il commercio ha subito un grave colpo e insomma Marchese Bellaroto, presidente del CNA Commercio Roma, avete perso tanto in questi 10 anni. Abbiamo perso tantissimo, un patrimonio di imprese che sono ancora sotto gli occhi di tutti, vetrine chiuse, un mutamento anche della destinazione delle attività commerciali che magari si sono rinnestate. E penso che a questo punto una riflessione seria si debba fare. Qui vanno rivisti e ripensati dei piani di sostegno delle funzioni commerciali che sono assolutamente collegati alla vita di questi residenti. Questa zona deve riuscire a ripensare degli spazi di aggregazione, degli spazi anche dove la gente possa avere piacere di passare 10 minuti e di incontrarsi. E quindi il nodo importante è quello del commercio. Perché anche questo porta vitalità, economia e sopravvivenza, è una grossa forza propulsiva in questo momento, perché queste aziende non ce la fanno più, hanno bisogno di essere sostenute e il piano deve essere molto chiaro, preciso e strategico. Grazie Presidente Bellaroto.